è una memoria storica e più che una celebrazione è un anniversario che bisogna ricordare. Poi evidentemente diciamo, il pensiero, il giudizio che si può dare su questa guerra può essere soltanto dato in un complesso molto più ampio di problematiche politiche, sociali. Quindi bisognerebbe anche indirizzare i ragazzi nel commento di questa splendida mossa, in fondo, dal punto di vista iconografico, anche su quelle che sono state, diciamo, le componenti non solo ideali, ma anche le componenti sociali, internazionali. Cioè, praticamente questa guerra ha avuto delle conseguenze sull'assetto dell'Europa. L'Europa che oggi viviamo, di cui siamo, diciamo, partecipi, è un'Europa che è nata dalla prima e dalla seconda guerra mondiale. Quindi, diciamo, gli sconvolgimenti che sono avvenuti sul piano internazionale evidentemente sono determinati appunto dal conflitto, il quale conflitto evidentemente non fu soltanto una spinta, diciamo, ideale o spirituale, come diceva Gentile, fu appunto un condizionamento per quanto riguarda l'assetto territoriale dell'Europa, per quanto riguarda anche gli interessi economici che in Europa loro si svilupparono soprattutto con una Germania che era diventata epicentro, diciamo, industriale, economico dell'Europa. Non dimentichiamo che prima della prima guerra mondiale la Germania aveva appunto un ruolo di primo ordine nell'assetto economico dell'Europa, il che vuol dire praticamente che c'era un rischio di egemonia, va bene, che evidentemente non poteva che poi scontrarsi sul piano internazionale con una guerra. Che in Italia l'Italia cercò di inserirvisi per avere delle ricompense, diciamo, territoriali, che poi praticamente finirono con l'essere sminuite dal famoso trattato di Versailles, quando poi ci fu la cosiddetta vittoria mutilata. Ed è qui poi evidentemente vennero tutte le conseguenze che noi ben sappiamo.